Ciao a tutti, siamo qui oggi per aprire questa bellissima Secret Lair di Magali Villeneuve, credo si pronunci così. E niente, lei è un'artista molto famosa, non ha collaborato solo con MTG, ma anche con Star Wars, per esempio, anche Dungeons and Dragons e The Lord of the Rings. Contiene questa Secret Lair 4 carte, ma dovrebbe esserci una bonus, e tutte in inglese. Direi di andare ad aprire. Allora, si apre da questo lato. Facciamo un colpo secco. Voilà. Molto delicatamente, dato che sono delle carte magnifiche. Thank you for being a part of Secret Lair. Bellissima. Grazie per essere parte di Secret Lair. C'è anche la traduzione simultanea. Eccole qua. Allora, direi questa di toglierla. Qua abbiamo la bustina. Supporto dal pubblico? Supporto dal pubblico? No, direi che ce la facciamo anche senza forbici. Niente, andiamo con le forbici. Va l'assistente. Assistente. Grazie. Allora, sbustiamo queste carte favolose, via la bustina. E iniziamo con Mother of Runes, questa dea vestita d'oro. Ecco, questa è la prima e direi di passare con la seconda. Death's Shadow, anche questa nella sua disperazione, è una bellissima illustrazione. Proseguiamo con la terza. Elvish Mystic, che è veramente forse una delle più belle di questa serie. È un elfo druido con in mano questo teschio che lo guarda, è veramente molto evocativa. E questa è la terra, la foresta. Tutta colorata, piena ricca di dettagli. Qua c'è la volpe con uno sfondo meraviglioso. È meravigliosa. Non ci sono altre parole per descriverla. E adesso arriva la chicca delle chicche, perché non è finita qua. Avevo detto che in questo set, in questo Secret Lair, c'erano 4 carte, ma ce n'è anche una bonus, che è la seguente. Pianura base. Zan zan zan! Eccola qua! È la versione, diciamo, bianco e nero, ma non del tutto, perché ha questo dettaglio oro nello sfondo, dei raggi del sole che incorniciano il simbolo della foresta, ma il resto è tutto in bianco e nero. Meravigliosa! Davvero una carta che nella collezione fa la sua porca figura. E noi siamo felicissimi di avere questo set. A me quella che mi piace di più è questa. Questa è... Alzala un po'. Rifacciamo vedere. Perché all'inizio magari si è un po' persa nel autofocus. Sì. Veramente magnifica. Secondo me, invece, la mia preferita... Non so se scegliere tra Elvish Mystic e la foresta, perché veramente entrambe meravigliose. Tolgo le mie dita magari dalla... Un po' più in giù. Meravigliose. Io... Niente, direi di procedere a imbustarle e poi andare orgogliosi di questa collezione. Grazie a tutti per aver assistito a questo sbustamento e ci vediamo alla prossima.